Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appartiene a tutti gli italiani. Dobbiamo portarlo avanti con unità, con fiducia, con determinazione. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Lo stesso accadrà quest'anno. È una questione di serietà verso i cittadini e verso i nostri partner europei. Ed è una questione di affidabilità, perché la crescita sostenuta, equa, sostenibile è il miglior custode della stabilità. Un'Italia affidabile, fiduciosa nelle proprie straordinarie capacità, un'Italia dei giovani e delle donne, un'Italia che non dimentica i deboli e protegge gli anziani, un'Italia dove c'è spazio per il futuro. Questa è l'Italia per cui lavoro, per cui tutti noi dobbiamo batterci, perché la storia d'Italia passa da tutti noi. Grazie. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Se non esprimervi il mio affetto, sono consapevole che è stato detto tutto, probabilmente, che niente di quello che possa dire può veramente contrastare quello che avete provato e che state provando. Però per me, per tutti noi, è importantissimo farvi sapere che ci siamo tutti vicini, e di tutto il governo e di me stesso. Qui entrano grandi navi cargo e grandi navi da crociera. La funzionalità strategica di tutta l'area del porto che lei ora attraversa fino alla Lanterna. 700.000 TEU è gestito. Da questo stato dell'arte si è iniziato a progettare la linea del terzo. Qui qua c'è una galleria artificiale, con questi sono ancora tratti allo scoperto. E queste sono tutte le nostre maestranze. Grazie, arrivederci. Bravissimi, guarda, sono veramente impressionanti. Bravissimi. Arrivederci a tutti. Grazie.